Questa serata nasce da un'idea che viene anche un po' da molto lontano, questa di riprendere il tema dell'erranza, della filoxenia, dell'accoglienza verso chi viene da lontano, ricordando in un luogo simbolo come è questo borgo di Panetti, ricordando anche chi a sua volta in altri tempi, in altre epoche, ha dovuto andare lontano. Ci troviamo in un luogo, fisicamente anche in questa stanza, dove ogni oggetto racconta di tempi che ormai sono andati e ogni pietra che sta qua intorno parla di un tempo che non c'è più, racconta la storia di persone che sono andate via al nord, al nord Europa, nelle Americhe o in Australia a cercare fortuna. Ecco, abbiamo voluto riprendere, soprattutto in questo tempo di Natale, sulla scia di un'altra tradizione che anche il nostro gruppo scout sta portando avanti da diversi anni, che è quella della novena di Natale, un po', ecco, il senso del viaggio, il senso del viaggio e soprattutto dell'accoglienza di qualcosa che viene da lontano, che è costretto a fuggire. Adesso ricorre il Natale, no? In cui anche la famiglia, la sacra famiglia di cui oggi ricorre la festa, ecco, si è trovata a dover emigrare, a dover scappare perché c'era qualcuno che cercava di farle del male. E anche oggi, ecco, siamo chiamati ad accogliere, ad aprire anche le braccia a gente che arriva al di là del male, del mare, perché c'è qualcuno che vuole fargli del male. E, ecco, abbiamo voluto riprendere, cogliendo l'invito della Proloco e del Comune, ecco, questo filo che ormai, diciamo, si traccia, si tira, si tende da qualche anno a questa parte, del Festival delle Erranze e della Filoxenia, in una tappa invernale, in continuità con l'esperienza estiva. Abbiamo voluto dar vita di nuovo a questo borgo, alle pietre, diciamo, di questo vecchio borgo, per ritrovarci insieme e vivere anche con un momento di convivialità quello che è un po' il senso, no, anche della festa del Natale. Dicevamo, in continuità con la tradizione della novena, i ragazzi del nostro gruppo la mattina, per tutti i 9 giorni precedenti il Natale, si sono alzati alle 3 per andare in giro per le strade del paese, per i vicoli, a ricordare che qualcosa stava per succedere, suonando una dolce melodia sulla melodia di Tu scendi dalle stelle. Ecco, non svegliavano la gente, ma quasi entravano nel sonno e nel sogno delle persone per far respirare un po' quest'aria, che qualcosa stava per succedere. E oggi ci ritroviamo anche qua per così vivere insieme la festa, perché la festa sostanzialmente è festeggiare qualcosa che è accaduto, qualcosa che accade continuamente nella vita di ciascuno di noi. E allora lo facciamo così, in maniera semplice, con la musica, con i canti, con un buon bicchiere di vino, perché no, godendo anche delle bellezze della natura che ci circonda. Oggi pomeriggio molti hanno potuto godere anche del percorso che porta su fino alla cascata della Tiglia. Ecco, ricordandoci che comunque siamo di passaggio in questo mondo, comunque siamo degli erranti, proviamo a ridar vita a quello che è stato, facendo in modo che questo dia anche vita a quello che siamo, a quello che saremo.